Oggi sono andato in un grosso negozio di ferramenta, ma che vende tantissime altre cose, dai mobili al giardinaggio. E avevo bisogno di alcune cose idrauliche. Vado al reparto idraulico, trovo un commesso e gli chiedo dove poter trovare determinate cose. E loro mi rispondono sempre con la stessa frase: oh, guarda, non sono del reparto. E allora chi mi piace fai qua? Oppure trovi quello che, nonostante sia di un altro reparto, ti vuole aiutare. Non ti preoccupare, ti aiuto io. Ok, ho bisogno di unire due tubi. Solo che questi due tubi devono avere una terza uscita, in modo da alimentare un altro rubinetto. Quindi a te serve qualcosa con due entrate e un'uscita. Vedi che si chiama T. Come se noi, quando non abbiamo nulla da fare, ci andiamo a leggere tutti i componenti idraulici. Chiamala pure F, bacchisacate e spicci. Cerco il mio collega del reparto perché non so dove sono messe determinate cose. Utile quanto gli occhiali da vista per un cieco. Arriva quello del reparto e ti fa confondere più dell'altro. Allora cosa deve fare? Due getti d'acqua devono entrare in una cosa e me ne devo uscire da un'altra. Un unico frusciume proprio. Ok, che diametro? Guardi, non lo so, la chiamo maschio femmina, femmino maschio, maschio maschio, femmina femmina. Guardi, non so l'orientamento dei tubi. Se vi piacciono i maschi, fate loro. Poliuretano o zinco carbonato? Un chiamichi d'urugia di denaggio. La pressione com'è? Questi istante è 150-180. Comunque, le serve questo? Standard. Sa come la chiamano tua madre? Cioè? Te dico solo che è standard. Arrivo alla cassa e dovevo sostituire un'altra cosa che avevo comprato per sbaglio. E le cassiere si mettono sta faccia antipatica. Ma deve avere lo scontrino. Ma perché io l'ho detto che non ho lo scontrino? No, perché noi i cambi senza scontrino non li facciamo. Ce l'ho qui, tenga lo scontrino. Sono passati 30 giorni perché se sono passati 30 giorni non glielo cambio. Capirai da sola se è scaduta perché tu fazzo mangiare. Perfetto, viene 47,30 €. Però se arriva a 50 €, avrà un buono sconto. E mi sta a cercare nello scaffalino quello prima delle casse che mettono solamente cose inutili. Tipo la batteria per la doccia, un silicone, le chewing gum che non possono mancare qualsiasi posto vai. E prendo il metro. Ma con il metro arriva a 49,50 €. Ed è una cosa a lei allora che io posso superare questo prezzo, gentilmente. Se vuole le do il profumatore. Va bene, che gusto. Ce l'ha il cianuro, ma fa una volta sì. Totale 54. Ed ecco a lei il buono sconto di 5 €. Scusa, ma fanno questa sera, ma quanto costa un profumatore? 6 €. Ma lei per caso è sorella di quello del reparto idraulica? Picchiamata, mi pare assissa. Alla carta? No, menù fisso. No, intendevo se ha la carta del nostro store. No. La vuole fare? No. Ma perché? Ci vuole poco. Avete tutta questa gente che c'è in fila. Per adesso sta pregando per il mio infarto. Ma ci vogliono 2 secondi. Amone. Che non è tipo che te la vuoi fare, loro ti obbligano a farlo. Allora deve darmi nome e cognome, via, numero telefonico, numero della carta d'identità, email, numero di piede, nome da nubile di sua madre. Per fine l'esame delle urine di sua nonna e vincette tra Roma e Milano di questa sera. Va bene così, tanto un meglio più. Paga in contanti? Con carta. Giri da questa parte. Si mettono un posto tipo girando di dietro nella schiena, non si capisce picchi. Allora paghi quando le dico io. Ora. Non è passata. Vabbè, riproviamo. Ora. Non è passata, ma ce l'hai i soldi dentro la carta? No, pensavo di pagare in bacini. Scusi, ma questa carta che circuito è? Mastercard. Ah no, perché noi accettiamo solamente Visa. Va bene, mi sa che da oggi mi converto anch'io in Visa, cioè ve salutavo. Compratevi il mio libro, non c'è nessuna commessa che ve lo vende, ma è tutto online.